Buonasera e bentrovati un'altra settimana insieme con In Cammino. Seguiamo anche oggi per tutta la settimana, d'ora in avanti continuiamo a farlo, il cammino sinodale. Oggi, come lo scorso lunedì, torniamo a parlare della sinodalità nelle prime comunità cristiane. Certo. E allora andiamo, come promesso, in una comunità, siamo in provincia di Grosseto, la comunità di Nomadelfia, che si ispira proprio alle prime comunità cristiane. Vediamo. Nomadelfia è una realtà di famiglie che si ispira proprio alle prime comunità cristiane, di persone e famiglie che avevano un cuor solo, un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che aveva, perché fra loro tutto era comune, quindi una fraternità che è vissuta in tutti gli ambiti della vita. Il sinodo per noi è questo, cercare di camminare veramente uniti, perché non è semplice fare un cammino insieme, però si può fare quando c'è davanti una meta chiara ed è una meta che è condivisa. Quindi noi vogliamo realizzare la fraternità seguendo il Vangelo. Anche la vita familiare è un cammino. Parte il giorno che ci si incontra, viene confermata il giorno del matrimonio, ma è solo l'inizio. Poi ogni figlio è uno stravolgimento della vita e perciò ci rimette sempre in discussione. Sicuramente grazie a questa scelta di Nomadelfia è un aiuto grande e vivere insieme ad altre famiglie, ad altri genitori, ad altri adulti che condividono i valori fondanti che abbiamo messo alla base della nostra vita. E cerchiamo, ecco, di trasmetterla ai nostri figli con la nostra vita. Cerchiamo di far sì che loro crescano immersi in questa cultura dell'accoglienza, dell'uguaglianza e del considerarsi tutti fratelli. Nomadelfia si presenta geograficamente in queste ridenti colline della Maremma e quindi dà forse l'impressione di essere un po' appartata, e in realtà invece nella sua vocazione primaria, nel suo DNA, c'è questa grande apertura. Tant'è vero che abbiamo voluto negli ultimi anni avviare diversi progetti, fra i quali una realtà di famiglia a Roma e questo progetto appunto che partirà dalla Tanzania, dove oltre alla nostra presenza ci sarà una collaborazione effettiva con la popolazione del luogo e con i monaci che ci hanno invitato. Don Zeno, il nostro fondatore, aveva questa bella immagine della cordata, perché spesso quando si cammina in montagna ci sono alcuni tratti del cammino che sono magari più difficoltosi, più pericolosi. Ecco, e lì c'è bisogno proprio di mettersi insieme, proprio perché se qualcuno ha più difficoltà o se qualcuno in qualche momento vacilla, venga sostenuto dagli altri. Ecco, questo penso che sia anche quello che siamo chiamati a fare oggi come realtà, ma anche come Chiesa, quello di guardare verso quale direzione vogliamo andare insieme e anche sostenerci nel cammino. Salutiamo e ringraziamo la comunità di Nomadelfia per averci dato la possibilità di entrare a casa loro. Marinella, ma queste prime comunità cristiane, anche che noi vediamo magari in una scelta importante, radicale, come Nomadelfia, sono più utopia o profezia? Che differenza c'è tra utopia e profezia? Una cosa inarrivabile oppure sono un messaggio che dobbiamo vedere proprio come no, meta? No, per me la parola utopia non significa inarrivabile, significa quello che il Vangelo dice, e getta il cuore oltre l'ostacolo. Cioè, per noi, per la mia generazione, Nomadelfia e altre realtà, certo, di quel tipo, hanno rappresentato la possibilità di dare alla Chiesa italiana veramente degli esempi di futuro, ma degli esempi possibili, utopia nel senso dei buoni luoghi, delle buone pratiche, non perché tutti fossimo chiamati a fare quello, perché quella è una realtà particolare, famiglia di famiglie, va bene, però che tutti siamo chiamati alla stessa radicalità, questo non c'è dubbio, no? Allora è chiaro che poi invece nel momento in cui
tutta la cultura italiana, perché non è solo un fatto ecclesiale. Il famoso riflusso dopo gli anni 70, in cui abbiamo anche stranamente perseguito la possibilità delle utopie, sì, è vero, ci siamo bloccati, siamo... Certo. Grazie alle nostre ospiti per aver buttato nel nostro stagno il sassolino per questo tipo di argomentazione non semplice, ma con le esperienze siamo riusciti in qualche modo a delineare come le prime comunità cristiane possano in qualche modo ancora oggi provare ad ispirare la nostra professione di fede. Grazie allora a Elena Conforto, missionaria di Maria Severiana, grazie a Marinella per...